Buonasera, buonasera a tutti e siamo di nuovo qui nella splendida location della Sala Dickens dell'Hotel Continental di Sorrento. Ancora una volta ospiti di Luciano Russo, presidente dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso. E ricordiamolo che per quest'anno celebra i 100 anni dalla fondazione. E ricordiamo ancora una volta che l'Istituto Tasso è l'istituto di cultura più antico del Mezzogiorno e per la serie e per l'occasione, scusate, ha organizzato una serie di eventi appunto per celebrare questo evento. E siamo qui per parlare oggi di un personaggio veramente titanico. Il mio interlocutore vedo che già annuisce, Antonio Gramsci. Probabilmente il pensatore più influente del Novecento e oltre, e sicuramente il pensatore italiano, credo, più studiato all'estero, forse ancora più che sul suolo natio, e ne parleremo oggi con Davide Bozza, autore di questo volume, Con lo sguardo di Gramsci, e ci offrirà appunto la possibilità, il destro, di far rinverdire, far rivivere il pensiero di questo grande personaggio. Ricordiamolo, penso che si presenti da solo, filosofo, pensatore, teorico della politica, cofondatore nel 1921 del Partito Comunista d'Italia, storico della letteratura, giornalista, fondatore di giornali storici come L'Ordine Nuovo e l'Unità, ricordiamolo, cioè, giornali che hanno fatto la storia appunto dell'editoria del Novecento, quindi un vero e proprio gigante. E riferendomi a questo appellativo, vorrei proprio partire da un'osservazione che Davide ricava dalle lettere di Gramsci, proprio l'impressione che lui fece a tanti suoi compagni di prigionia quando nel 1926 fu appunto quindi quando già si erano affermate le cosiddette leggi fascistissime e i nemici dello Stato, come venivano chiamati, fu Tribunale. dal Tribunale Speciale appunto per la difesa dello Stato, fu additato come cospiratore contro lo Stato, insieme ovviamente a tanti altri nomi che poi faranno la storia dell'Italia repubblicana, Sandro Pertini, Umberto Terracini e tanti altri, che poi l'hanno ricordato in numerose. Amadeo Bordiga, ricordiamo, cofondatore del Partito Comunista d'Italia, poi risultato nell'ala di minoranza. Sì. Quando alcuni di questi personaggi e compagni di prigionia conoscono Gramsci e vedono questa persona molto esile, insomma, anche con problemi fisici evidenti, non credono che si possa trattare di lui, perché avendolo letto sulle pagine dell'Unità, sulle pagine dell'Ordine Nuovo, pensano che Gramsci sia un gigante, non può essere un esserino di 1,50 m, anche diciamo, con evidenti difficoltà fisiche, eccetera. Proprio, e Davide fa una riflessione in questo volume. Come è cambiata la percezione tra l'immagine e l'opera di un uomo in un secolo? Adesso è rarissimo che si possa ricavare dall'opera di un uomo una qualche idea della sua immagine, perché succede solo il contrario, ci arriva sempre prima l'immagine ed è difficile intravedere dietro l'immagine il pensiero, quando c'è un pensiero. Figuriamoci, questo ci dà l'idea proprio di come i tempi siano mutati e di come la tecnologia abbia veramente cambiato anche l'antropologia. Veramente non faticavano questi compagni di prigionia ad associare un'immagine così titanica del pensiero di questo personaggio con la sua immagine estetica, con la sua immagine fisica. Tante sono le questioni da dibattere in relazione a un personaggio così importante. Peraltro anche memorialista suo malgrado, lì vedo campeggiare, diciamo, il cospicuo volume Lettere, delle lettere dal carcere, perché ricordiamo, sostanzialmente la vita e l'attività di Gramsci finisce anzitempo perché minato e già dai suoi problemi fisici, ma poi dalla tremenda vita carceraria. Non ricordo se è una frase da attribuire a Mussolini o al famigerato capo dell'opera, quello per cui questo è un cervello che deve smettere di funzionare. Ok, quindi sostanza per fortuna magistrale, non sono riusciti a farlo smettere di funzionare, perché Gramsci ha potuto ottenere la possibilità di scrivere e possiamo dire che non ha fatto altro praticamente nella sua vita carceraria. Ricordiamolo,
prima carcerato ad Ustica, poi a San Vittore, poi nel carcere di Turi in Puglia vicino a Bari, dove ancora oggi c'è una targa che ricorda la sua lunga permanenza, diciamo, carceraria. Tante sono le questioni, ripeto, che ancora oggi sono di scottante attualità: il problema della lotta di classe, il discorso sull'egemonia culturale, sulle possibilità delle classi subalterne. Quindi, come dire, non è affatto un pensatore da mandare in soffitta, come si suol dire. Allora, partendo proprio dal volume, ripeto, con lo sguardo di Gramsci, edito da Sensibili alle Foglie, io passo subito, diciamo, la palla nel campo di Davide, chiedendogli che cosa significa oggi, nell'anno 2023, guardare il mondo, Davide, con lo sguardo di Gramsci. Allora, grazie prima di tutto, ringrazio Luciano Russo che ha organizzato questo evento, per me molto significativo farlo a Sorrento con l'Istituto Torquato Tasso. Allora, la domanda che mi facevi, posso rispondere con una lettera che Gramsci scrisse al figlio, così entriamo anche proprio in media stress, come si suol dire, direttamente. È una lettera che scrisse un anno e mezzo prima di morire al figlio maggiore Delio, che all'epoca aveva 11 anni. Carissimo Delio, mi sento un po' stanco e non posso scriverti molto. Tu scrivimi sempre e di tutto ciò che ti interessa nella scuola. Io penso che la storia ti piace come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti di ogni altra cosa. Ma è così, ti abbraccio, Antonio. Insomma, penso che indirettamente al figlio comunque piaceva la storia, aveva anche degli ottimi voti, poi glielo scrisse la cognata in una lettera, gli rispose. Allora, perché ho letto questa lettera per rispondere? Antonio Gramsci qui, a parere mio, vuole lasciare un lascito al figlio, è molto significativo, in quanto ci uniamo come società, in quanto ci miglioriamo, in quanto lottiamo per migliorare in modo collettivo. È un lascito che penso possa valere un po' per tutti, l'importanza della storia. Ecco, perché è importante oggi rivedere un personaggio vissuto 100 anni fa, che ha fondato il Partito Comunista? E quale parte voglio dire? Cioè, noi di Gramsci possiamo un attimino vedere tre momenti, tre età. Quella lì della teoria e della pratica politica. Attenzione, Gramsci è il fondatore, l'ideatore dei consigli di fabbrica che fino a tutti gli anni 80 e in qualche raro caso ancora oggi sono attivi, quindi un'organizzazione importante per i lavoratori e lavoratrici. Da lì sono nati i consigli di istituto, degli insegnanti, degli studenti, quindi attenzione, vedete come, ecco, la storia di Gramsci si arriva a noi in modo concreto. E dicevo, quindi guardare questa prima età, poi c'è il periodo dell'incarcerazione, cui lui studia, scrive delle lettere fantastiche alla famiglia, agli amici più stretti, in modo particolare la cognata Tatiana, che è qui in Italia e lo si trova anche a trovare, e i quaderni del carcere con dei concetti importantissimi che però noi conosciamo, sono illuminanti, che lui non ha potuto sviluppare una volta uscito dal carcere perché è morto, e lui comunque doveva stare attento a evitare che potessero essere sequestrati perché comunque venivano censurati, le lettere e i quaderni. E poi abbiamo la terza età, che è quella lì degli studi accademici. Cioè, noi abbiamo degli studi accademici, come diceva giustamente prima Salvatore, Gramsci oggi sono prodotti oltre 22.000 volumi. Ha superato Dante in 100 anni, ha superato Dante in tutto il mondo, quindi 2.000 proprio volumi di studi, e al pari di Machiavelli. Quindi comprendiamo l'importanza. Suo amato Machiavelli. Suo amato, ma che infatti l'ordine nuovo parte proprio dall'idea di Machiavelli, di come si forma un ordine nuovo, e diede il nome al giornale L'Ordine Nuovo. Quindi questa è l'importanza oggi di rileggere Gramsci, e questo è lo sguardo a cui voglio dare, mantenendomi soprattutto sulla prima fase. Infatti nel libro io parto dalle lettere, perché voglio disegnare l'uomo. L'uomo, ecco, che quando... nella lettera, che poi si trova anche qui nel libro,
quando questo anarchico, nel passaggio tra un carcere e l'altro, l'unico che non voleva lasciare i suoi connotati a nessuno, diceva: io sono l'unico. E anche qui, quando scrive a Tatiana questo evento, fa paura, perché gli riesce anche addirittura a dire lui a che libro si rifaceva questo, per dire: io sono l'unico. Quando gli presentano un carcerato, diciamo, ordinario, uno di quelli che ha commesso dei crimini, gli presentò Antonio Gramsci. Dice: Antonio Gramsci non è possibile, Antonio Gramsci deve essere un gigante, non può essere un uomo così piccolo, 1,51 m con la gobba davanti e di dietro, poi dopo vi spiegherò perché. E come scrive Gramsci, la grande cultura, andò a sedersi vicino a un macchinario innominabile, qui, seduto come Mario sulle rovine di Cartagine. Cioè, vedete il livello dell'interlocutore. Quindi Gramsci da piccolo ebbe problemi di salute. Lui ha avuto il morbo di Pott a 4 anni, all'epoca gli fu diagnosticato, non era possibile, che sette male, la mamma gli preparò anche la bara piccolina con il vestitino, lo zio gliela preparò, fortunatamente lui sopravvisse, e quindi è cresciuto basso con la gobba davanti e di dietro. Il morbo di Pott è, diciamo, la tisi della tubercolosi alla colonna, anche acuito da una caduta dalle mani, sì, della, ma, della balia, pare. Sì, si pensava, ma in realtà era quello il problema, cioè si verificò in quel frangente, e quindi si è portato, lui è andato molto avanti con gli studi. Qui voglio aprire una breve parentesi: molti di loro che dicono comunque Gramsci era un intellettuale, come fosse, sa, qualcuno che gli intellettuali vengono tutti dal ceto medio alto. Gramsci, per studiare al liceo classico, il padre fu purtroppo arrestato per problemi legati al lavoro che aveva, per peculato, per studiare al liceo classico andò dal fratello maggiore Gennaro all'istituto Dettori di Cagliari. Non c'erano soldi, in una casa, lo spiega anche un suo compagno di scuola, lui arrivò a spostare la colazione più tardi, anticipare la cena, e mangiava una volta al giorno per un anno, una volta al giorno. Un bambino che all'epoca sarà stato 1,35 m, 1,32 m, un liceale, voglio dire. Per dire, ecco, forse evidentemente è lì che nasce anche questa volontà, questa di lottare per l'uguaglianza, che lo porterà ad essere fino in fondo. Lui ha sempre rifiutato di chiedere la grazia, ha sempre rifiutato di chiedere la grazia, come anche lo stesso Pertini, come tanti altri l'hanno chiesto, per amor di Dio, hanno fatto bene, ma lui dice: io sono il segretario del Partito Comunista Italiano, non posso chiedere la grazia, non posso avere questa sconfitta politica. E non l'ha, infatti. Dovremmo ricostruire sulle vostre macerie. Sì, lo dirà il giudice. Infatti, voi porterete l'Italia a rovine, toccherà a noi comunisti ricostruire sulle vostre macerie. Infatti, poi insieme anche alla Democrazia Cristiana, ai liberali, dopo avvenne questo, chiaramente con l'unità di tutta la fascia, di tutta la parte antifascista, già teorizzata da Gramsci nei quaderni, non è stata l'idea di Togliatti né di altri. Quindi andiamo un attimino a vedere oggi. Di Antonio Gramsci, nelle lettere si trovano momenti di tenerezza verso la moglie, ci sono lettere tenerissime. Alla fine leggerò l'ultima lettera che metto qui, poco prima che muore, perché quella però la voglio leggere alla fine. Allora, Antonio Gramsci, cosa possiamo rivedere oggi? Oggi l'organizzazione, l'organizzare lavoratori e lavoratrici. Allora, il consiglio di fabbrica iniziarono a nascere in Italia e anche in Inghilterra. Dopo la guerra, dopo la prima grande guerra, compreso gli operai in tutta Europa, ma in modo particolare in Italia e in Inghilterra, che la proprietà privata e i rapporti salariali non erano un diritto naturale. Perché avvenne una cosa, che gli stati-nazione statalizzarono tutte le industrie, quelle belliche, quelle necessarie per produrre anche cibo, per dare alimenti, cioè la proprietà privata fu azzerata. I lavoratori non ebbero condizioni migliori, però compreso una cosa che dalla nascita del socialismo all'inizio dell'Ottocento, poi con Proudhon, Marx, Saint-Étienne, comunque i lavoratori non erano entrati in testa che non era una cosa naturale, l'ho compreso, e ci furono le prime organizzazioni, ci fu il Biennio Rosso, dove i lavoratori e i contadini occuparono tutte le fabbriche, però ci fu una profonda discussione. Qui voglio portare ad esempio
storicamente, come la discussione avveniva tra i lavoratori nelle fabbriche e tra i contadini, e come un po' alla volta tra la fondazione dell'Ordine Nuovo che faceva propaganda e istruiva, perché un punto importante era creare scuole, tra virgolette, di formazione, di istruzione, attenzione, no, di formazione, cioè bisognava che l'operaio acquisisse la capacità a istruirsi, non a formarsi, a conoscere tutto. Questo avvenne anche quando andò in prigione, all'inizio Gramsci, formarono delle scuole di vario livello, di vario grado, dove bisognava istruirsi, non formarsi. Questo, andiamo sull'istruzione, questo libro è dedicato a tre giovani, lo dico ora, scusate, sì, se lo dico, no, lo dico a Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta, 16, 18 e 16 anni, morti nel 2022 per l'alternanza scuola-lavoro. Erano degli studenti che lavoravano, qui c'è anche proprio scritto come schiacciati da delle lastre d'acciaio, dovevano solo assistere, non lavorare. E questo, e penso che se si arriva a un livello dove io devo legare l'istruzione al salario, al mio futuro, quando poi i giovani dovrebbero, ecco, si è lottato perché i giovani possono istruirsi, possono avere le loro esperienze culturali gratuitamente e disinteressatamente, infatti. E quindi, ecco, attenzione, perciò io parto così da lontano e dico perché oggi Gramsci perché è ancora importante. E andiamo all'attualità. Allora, loro discutevano di questo, discutevano come una cosa importante, non contavano solo gli iscritti al sindacato, questo è durato fino agli anni 70 e 80, attenzione. Tutti potevano votare, chi veniva eletto faceva parte dei sindacati, doveva essere iscritto al sindacato, però ogni anno si cambiava. All'epoca chiaramente c'era un'adesione infinita, cioè occupare tutte le fabbriche importanti in Nord Italia, quelle poche che c'erano in Sud Italia, e diciamo i contadini che occupavano le terre in Emilia Romagna, nel Veneto, in Umbria, in Abruzzo, era un qualcosa non di poco conto, quindi c'era una certa forza. E le basi erano quelle della democrazia, delle scelte. Poi chiaramente all'epoca erano anche in condizioni miserevoli gli operai e i contadini. Non riuscirono a tenere, si fu trovato un accordo con Giolitti, con i sindacati che erano contrari, con il Partito Socialista che non li sosteneva, perché i sindacati dicevano, come succede oggi, come io devo interessa rappresentare chi è iscritto, chi non è iscritto. E quindi ci fu... subito dopo, nel momento in cui si chiuse questo accordo, ma si chiuse per avere, attenzione, non un aumento di salariale alto, per avere il dividendo degli utili dell'impresa, cosa importante, cosa che sarebbe rivoluzionaria ancora oggi, che si dice il salario invece. E subito dopo partì la reazione, lo sappiamo, è innegabile, diciamo dei proprietari, non solo terrieri del Veneto, perché poi si scarica di tutti gli industriali dell'area nord dell'Italia, del nord Italia. Sicuramente i proprietari terrieri delle zone più formate sovvenzionarono questi ufficiali e sottufficiali che erano rimasti, insomma, traditi dalla vittoria mutilata, sì, che non aveva avuto chissà che in Italia, trovarono sponda in questa reazione per ottenere il problema. E una cosa, poi dopo passiamo anche un po' più all'attualità, perché io mi collego all'attualità, una cosa molto importante è il presidente, il primo presidente del Consiglio, Enrico Einaudi, da economista fino al 26, 27, 28 in Inghilterra scriveva su giornali economisti, scriveva bravo Mussolini perché mantiene basso con i sindacalisti operai, uccisi 3.000 sindacalisti col biennio nero, perché manteneva basso il livello salariale, bassi i costi del lavoro, scriveva queste cose per dire come poi dopo sono cambiate le cose, si sono invertite chiaramente. E come fu una forma di austerità, una prima forma violenta che oggi viene imposta, insomma, in maniera... Ecco, Gramsci è un uomo di riflessione. Gramsci è una persona... Oggi siamo abituati ormai a riflettere poco, anche se andiamo sui social, cioè basta leggere con lo sguardo di Gramsci i cosiddetti analfabeti funzionali.
no, che non approfondiscono, che non conoscono, non sono abituati. Un po' tutti lo sanno, sono stato, io l'ho ammesso, l'ho scritto anche in un'altra presentazione, anche io lo sono stato. Invece approfondire, conoscere, comprendere, vedere come si può migliorare. C'è, come dice Benedetto Croce, una recensione che ha fatto alle Lettere da carcere, che hanno vinto un primo premio Viareggio, se non ricordo Sì, vabbè, male, che sono uscite sono subito uscito dopo nel la fine della guerra. 1947, disse: un uomo che alla ricerca della verità da qualsiasi parte gli giuncesse, ha definito Gramsci, E veniva da, diciamo, da una da posizione una abbastanza posizione lontana dal molto suo. lontana, che hanno anche criticato, però è per dire un attimino che la verità, poi ci sono i codici culturali. Chi è a favore per un miglioramento delle condizioni di tutti, beh, chi come oggi, non lo so, la ricchezza è detenuta da 2.000 persone in tutto il mondo, 2.000 persone hanno la ricchezza mondiale, economica, immobiliare e di ricerca, scusa, Di finanze di fondiarie, insomma. finanze, soprattutto di finanza. Ecco, la riflessione va lì, è vedere oggi come è cambiato. È chiaro che oggi i lavoratori, gli insegnanti, precarizzazione, il più fortunato dopo 10 anni ottiene il ruolo, no? Correggete. E tu, se mi precarizzi un ruolo intellettuale sia alle elementari, sia alle scuole medie, sia alle superiori, me lo precarizzi con il problema di avere una classe un anno, la classe, diciamo, a Castellammare quest'anno, a Gragnano l'anno prossimo, a Torre Annunziata un altro anno. Comprendiamo come si precarizza, come viene meno. Tante forze fanno tante critiche ingiuste, io qua le difendo da questo punto di vista, visto qua gli insegnanti, però se tu mi precarizzi una funzione intellettuale, è chiaro Ruolo che viene centrale. il ruolo centrale, viene meno un po' tutto il resto della catena, l'istruzione, dove non è che vengono meno gli insegnanti, però comprende, ci sono delle difficoltà. Anche una persona che non viene gratificata nel lavoro, un lavoro importantissimo che va gratificato anche economicamente, anche con gli stipendi, attenzione, non, con la sicurezza e con gli stipendi, è chiaro. Questo per fare un esempio. Oggi la precarizzazione e la moderazione salariale, io penso che sia una cosa su cui discutere. Allora, prima di tutto, le classi sociali esistono. Io le chiamo classi sorelle, le classi subalterne. Ci sono le classi che non hanno potere decisionale. Io mi richiamo, per esempio, qui a un noto sociologo, Luciano Gallino, Ah, come no. dove lui dice: la classe esistono e possono dire, come il termine che utilizza, comunità di destino. Cioè, come noi riusciamo a trasmettere l'istruzione, la possibilità di avere una casa sin dal grembo della famiglia, e lì c'è il destino che si crea, come possiamo, ecco, il famoso ascensore sociale. Ed oggi richiamarsi al modo di ragionare, di ricercare la verità, di ricercare il giusto, di confrontarsi anche con la lotta di classe, attenzione. Quindi, quando dico lotta di classe, dico anche, lo diceva anche Don Milani, permettetemi, un modo giusto di potersi rapportare, avere il giusto, è lo sciopero. Sì, è lo sciopero. Sono 35 anni, io ne ho 50, lavoro da 30 circa. No, noi dobbiamo trovare un'alternativa allo sciopero. Vabbè, no, nessuno ha proposto un'alternativa allo sciopero, faccio un esempio. Ma per migliorare le condizioni di tutti, io lavoro al supermercato in Penisola Sorrentina, no? Quindi io sono ad autodidatta. Permettimi, dai, infatti, diciamo, nella fretta, diciamo, di, per non risultare prolisso, nella No, fretta di no, figlio. lanciarti la parola, questa è una visione di Gramsci che viene dal mondo, cioè Davide viene dal mondo operaio sindacale, quindi non è una visione accademica, è la visione di uno studioso che ha letto Gramsci e che come dire, se ne è fatto un suo personale Sì, è inquadramento. chiaro. Quindi è È anche, un diciamo, rapporto. è molto non distante, ma Dici? Pratica, sicuramente una visione. A livello tuo, giustamente, sì. pratica. Quindi anche questo, diciamo, un elemento Di per novità, va. spicuo interesse, insomma, nell'avvicinamento a una figura così importante. No, Scusami no, lo dici. l'interruzione. Allora, se oggi noi vediamo le classi come esistono e come sono anche povere, no, in un supermercato, diciamo, io sono fra quelli che hanno un contratto regolare, sul livello nazionale. Ma ci sono le ditte in appalto e in subappalto di caricamento che hanno contratti non riconosciuti, che hanno paghe orarie. 9 euro sarebbero signori se ne avessero 9 euro. 6 euro all'ora, calcolate in base ai cartoni che sistemano.
Cioè, quindi se sono tre persone finiscono dopo 5 ore, se ne sono 10 dopo un'ora, se ne è una però e guadagnano in base, attenzione, i sindacati lo sanno, c'è qualcuno che ha provato anche a fare delle battaglie, però si frammentano le leggi, sì. Allora quello non riguarda se non sono iscritti, ma non possiamo intervenire, insomma, rendiamoci conto anche di come si è frammentato, ma nel tempo con le leggi, con l'idea si è diviso, è chiaro, ma partendo da tutti i governi, attenzione, non è inutile, il neoliberismo è un'ideologia, cioè oggi i moderni capitalisti, la loro ideologia è il neoliberismo. Siamo privatizzati da 35 anni, tutto privatizzato. Però su 35 non mi dite che esiste ancora lo Stato in qualche struttura, perché non è così. Penso che la sanità è nelle condizioni in cui siamo, vediamo sulla questione dell'ospedale, poi al di là di come la si vede la questione dell'ospedale, dei pronto soccorso, provateci ad andare a Castellammare a pronto soccorso, mi serve da Vico Equense a Torre del Greco, provateci con l'osso rotto, non c'è il medico, se non trovate il medico dovete dare 24 ore se non 48 ore in barella per avere la visita, per così, così questo scuole, è tutto privatizzato, sì. Attenzione, parliamo di privatizzazione, qua ormai sono perché si spende per altro. Allora Gramsci ci deve aiutare in questo, ecco, senso, nella riflessione. Io ho fatto una riflessione che chiaramente, ma anche nell'essere organizzati, oggi c'è la conflittualità, l'odio verso la conflittualità, una parola, la conflittualità verso chi ha meno, verso chi prende il reddito di cittadinanza, la conflittualità verso il commerciante che evade lo scontrino, e non notiamo e ci distacchiamo, questo è importante perché chi vuole essere delle cose le deve dire, il governo Meloni, come hanno fatto i precedenti, però guardiamo, il governo ha fatto una legge come c'è in Inghilterra a gennaio, dove tutte le aziende, gli istituti finanziari esteri che investono in Italia, quindi capitale che genera altro capitale, no, che genera lavoro, viene, investe sui fondi pensione, sulle assicurazioni, quindi non è capitale materializzato, quindi non è che crea lavoro, non è che deve, per dire, la Fiat, la Peugeot che crea lavoro. Qua, sugli utili paga solo il 5% di tasse. Un governo nazionalista ha fatto che gli istituti esteri possono intervenire in Italia, la ricerca non è una cosa vera. Ora, al netto, se ci guardiamo, al netto della volontà, della decisione, delle scelte politiche, ma se siamo una comunità di destino che viviamo del nostro lavoro, può essere un operaio, può essere un insegnante, anche un quadro aziendale, attenzione, che sia pubblico o privato, attenzione, dobbiamo riflettere su queste cose. Dobbiamo riflettere su queste, almeno iniziare in modo embrionale a riflettere su quello che è la realtà in cui viviamo. Il fallimento che sta procurando ancora oggi questo modo di gestire la società, e Gramsci è un lettore di questo. Gramsci fa, io le riporto qua delle analisi anche sulle università che sono attualissime. Fa un'analisi sull'università, su come c'era lo scambio solo verso alcuni alunni. E noi lo vediamo, succede ancora oggi, sì. Come si preferiscono determinate cose, come si organizza l'università. Vogliamo dare la stessa opportunità, poi dopo ti faccio parlare, faccio la prossima domanda. Come, faccio un esempio. L'istruzione fino a 30 anni fa era ampiamente assicurata a tutti, c'era una buona ascensore sociale, anche in quel senso. Molti insegnanti vengono da famiglie operaie. Oggi è successa una cosa semplice, gli studenti che stanno occupando davanti al, non mi ricordo se davanti all'istituto, al ministero di Roma o Napoli? Roma e Milano. Ah, ok, pensavo sì, i soldi del PNR destinati per avere la casa in affitto, insomma, sono stati spostati circa 400 milioni agli istituti privati che costruiscono e affittano loro le case poi dopo. E noi nel frattempo ci preoccupiamo. Ecco, creare un giornale, un nuovo giornale, Gramsci scriveva per l'Avvenire, un nuovo giornale che sia rivoluzionario e che ha portato a un soffio dalla rivoluzione, perché l'ha portato a una rivoluzione socialista. Ecco, con la propaganda. Gianbruno, con tutto il bene, è un maschilista, un porco maschilista, scusatemi il termine un po'. Ma non ci riguarda in questo momento, cioè fare uscire la
la sostituzione etnica. Altre settimane, aspetta, ma ci scoprire, determinate cose. Poi tu, no, non scherziamo, smettiamolo anche di dire, cioè, ammettiamo che lo fanno tutti, però smettiamo di stare al gioco. Io, tanto è vero, qui in questo libro di fascismo non ne parlo. Come lo stesso Gramsci, sostanzialmente. Nelle lettere lui non poteva fare. ma non perché non lo voglio parlare o perché non sono antifascista. No, perché arriva una mia riflessione. Se 500.000 operai e 150.000 contadini, quindi all'epoca erano tantissimi, attenzione, parliamo veramente di tutta la classe lavoratrice, sostenuti poi dalle ferrovie, dagli operai delle ferrovie, dai tranvieri, perché gli facevano arrivare, hanno occupato le fabbriche, e perché condividevano la difesa del proprio interesse. Io qua sto difendiamo i nostri interessi, incluso quello, ecco, Gramsci parla della famiglia. La famiglia una questione morale, la definisci in un articolo. Cioè, moralmente, o di destra o di sinistra, io lo faccio per crescere una mia famiglia, per crescere dei figli, lo facciamo tutti. E tutti vogliamo bene allo stesso modo alla nostra famiglia, ai nostri amici, ai nostri cari, alla nostra comunità, che sia mo laica o credente. Ecco, se noi dobbiamo difendere quegli interessi e dobbiamo contare democraticamente nelle scelte economiche. Questo è quello che Gramsci ci insegna, e insegna in questo senso un ritorno a Marx. E ora non voglio, però chiaramente faccio anche semplice, con un ritorno a Marx in questo senso sincero, non marxista, marxiano, cioè con un'analisi aperta dove io non dico, dove io analizzo la società e studio le soluzioni sulla società in maniera critica, aperta, polemica, non in maniera tanto a tutti i costi ideologica per creare nuove barriere, insomma. Infatti anche lui poi, boh, veramente devo lasciare la parola, lui ci fu uno scontro in diretto con la lettera che mandò, dove disse a Stalin, cioè doveva arrivare a Stalin la famosa, voi uccidete, voi così state uccidete l'opera, voi così affossate l'opera vostra, che servono per espellere tutti gli ex legati a Lenin, e poi purtroppo è successo un disastro non di poco in quella nazione. Vabbè, è questo per dire, quindi era un uomo libero, altro che. Sì, no, dai, in realtà ripeto, io l'ho già detto, sono il tuo primo uditore, no. Quindi ripeto, cioè, il discorso qui offre veramente l'opportunità, il destro per tante riflessioni. Una proposta che proprio ieri ascoltavo dal segretario del Partito Democratico, Eli Schlein, sotto i 9 euro di retribuzione non possiamo parlare di lavoro. Allora, il caso che citavi prima, insomma, è veramente emblematico. Ora, visto che il personaggio che io ti cito, no, insomma, è il terminale, comunque storicamente parlando, di quell'avventura politica cominciata 102 anni fa con la fondazione a Livorno, la scissione dai socialisti e con la fondazione del Partito Comunista d'Italia. Ecco, secondo te, sul livello più strettamente politico, quello che resta della tradizione, diciamo, progressista italiana, di sinistra, chiamiamolo insomma come meglio riteniamo, cosa può ancora ricavare dalla lezione teorica, ma anche legata poi alla prassi, insomma, a cui Gramsci invitava? Cioè, c'è una lezione che questa classe politica può ancora ricavare, deve ancora ricavare, e forse non fa? Tu che idea te ne sei fatto? Ecco, insomma, al di là oltre lo studioso, anche come appunto esponente del mondo del lavoro, insomma, perché ripeto, è un privilegio poter parlare di un personaggio così, non dagli scranni di una cattedra. Sì, ci mancherebbe, ma ripeto, da dentro, cioè, non c'è nulla di più gramsciano di questa operazione che tu hai svolto, ecco, per ritornare al volo. Tu che idea te ne sei fatto? C'è ancora una lezione che anche quella, allora, questa classe politica erede? Sulla classe politica ho poca fiducia. Erede della sinistra. Ho poca fiducia perché ha liquefatto tutte quelle, cioè il partito liquido, gassoso, cioè inesistente, che erano le strutture che dovevano stare vicino a una classe che rappresentava. Il primo obiettivo è rappresentare una classe. Non posso rappresentare, parliamo a sinistra, quindi io parlo apertamente, sì, no, mi riferivo, non posso rappresentare proprio il presidente delle COP russe, che guadagna 3 milioni l'anno e che sono delle multinazionali, e rappresentare chi lavora per lui.
che le COP 100 anni fa dobbiamo solo tacere e prendere esempio dei presidenti delle COP 100, non posso rappresentare, devo rappresentare una classe. Se io decido di rappresentare il commerciante, l'artigiano, l'operaio, l'insegnante, l'impiegato, anche il quadro aziendale, va bene, perché dobbiamo parlare con rispetto, che sono persone che pagano, che non evadono, vabbè, ok, mi sta bene. Ma se devo rappresentare il grande imprenditore, devo rappresentare la finanza, devo rappresentare gli interessi della NATO, perché poi sulla guerra la parentesi va aperta, però alla fine non possiamo esimerci. Non vado da nessuna parte. Quindi, prima di tutto, scegliere chi rappresentare. Dopo tutto lo scontro di idee durante una campagna elettorale, coinvolgendo la propria parte che si rappresenta, cosa che non succede, si coinvolge, no, nella scegli come il referendum, come un questionario, allora preferisci 9 euro a loro, 8 euro a loro, 12 euro a loro, 30, no, coinvolgendo, avere anche dei partiti che funzionano è importante. E se tu hai partiti con degli iscritti che non vengono solo quel giorno lì a votare, ma anche un po' alla volta, quello avveniva prima. Dobbiamo riconoscere alla DC, la dobbiamo riconoscere al Partito Comunista, al Partito Socialista, al Movimento Sociale, guai a non farlo, nonostante l'odio che magari potremmo trovare, diciamo, la totale distanza, però avveniva, va bene? Prima i consigli di fabbrica, nemmeno faccio un esempio, partire dalla base, recuperare la nelle scelte, esempio Castellammare sottopasso, quello che sta succedendo lo seguite anche da quello, è una scelta che è arrivata qui perché l'hanno scelta da lontano dai cittadini. Quando il cittadino si viene a vedere, tu mi devi scavare le fondamenta, al lato c'è una quindicina di palazzi, devi scavare le fondamenta, mi devi creare tutto un distacco, o cittadino, sicuramente sarà un errore suo che non si è preoccupato prima. No, la politica decide e uno si ritrova poi che la galleria c'è la montagna che crolla, perché quella non è la prima volta che è crollata. Io faccio un esempio pratico, i partiti questo non lo fanno. L'opzione potrebbe essere ancora i sindacati potrebbero esserlo, perché hanno ancora delle strutture, possono entrare con le assemblee nelle aziende, tra i lavoratori, in tutte, devono ampliarsi e coinvolgere chi purtroppo non ha questa possibilità e non si devono chiudere come fanno. Sentiamo Landini, 5 milioni di iscritti, li provasse a portare in piazza per lo sciopero generale, il 10% di 5 milioni, quant'è? Li provasse a portare, vediamo se non ci riesce a portare, porta solo i pensionati, perché ormai è completamente dismesso di parlare. Cioè, noi sul luogo di lavoro siamo un gruppetto che ne parliamo, ma su 3.000 lavoratori che lavorano nella mia azienda, che un supermercato a Via delle Rose, no? Solo 365 sarebbe, piano di sorretta. Non si parla. Perché quella è una rivendicazione. Sono diventati quasi tabù. No, è una rivendicazione politica importante quella che si farebbe con lo sciopero, sia economico, sull'istruzione e sulla sanità. Non scherziamo proprio, sui 9 euro all'ora, 10 euro all'ora. E qui subentra anche la questione dell'egemonia. Ecco, me l'hai letta nel pensiero. Prego, fai la domanda. No, questa è vera, stavo per... abbiamo detto Gramsci veramente è un personaggio che presenta tanti di quegli aspetti che ho provato prima a elencarne. Prendiamo per esempio, prima di parlare dell'egemonia, che poi in un certo senso è collegata, parliamo di Gramsci, storico della letteratura, quando analizza e produce il cosiddetto concetto di nazional popolare. Dice: in Italia è sempre mancato, cosa è mancato in Italia, in questa nazione che era poi giovane, perché aveva poco più di 50 anni di storia unitaria. Gli intellettuali hanno sempre guardato paternalisticamente il popolo, no? Lui prende parte alla lontana e parla di Manzoni. No, dice anche l'atteggiamento cristiano di Manzoni nei confronti degli umili è in un certo senso di superiorità paternalistica, tipo borghese, esattamente, non visto allo stesso quando livello. Lucia va, piange, si lamenta, implora a Dio davanti all'innominabile, e la povera è una donna ridotta proprio, cioè non ha un ruolo nella società, che deve solo piangere. Quindi anche uno dei padri, no, del moderno italiano, della moderna lingua italiana, vuol dire, viene comunque collocato in questa luce, diciamo, tra virgolette, di superiorità nei confronti delle classi subalterne. E qui scatta anche è collegata alla riflessione di Gramsci, teorico politico, col concetto di egemonia, che lui riconosce non nella capacità di una classe politica nel prendere il potere con la
della forza, ma di mantenerlo convincendo le altre classi a pensare come la propria. Sì. Quindi, diciamo, visto che lo stavi già per citare tu, allora, c'è ancora uno scollamento, se possibile, ancora più evidente tra la cosiddetta classe intellettuale, anche perché tu prima lo citavi, insomma, come dire, ha perso questa capacità, questo mordente sulla società, questa capacità di orientare le masse. Sulla scorta della lettura gramsciana che tu hai fatto, intravedi la possibilità di recuperare questo collante tra le masse? Sì, allora, tu sempre, diciamo, come chi nel mondo del lavoro ci sta da tanti anni, tu che idea te ne sei fatto? Allora, l'idea è che la cosa chiara è questa: noi possiamo trovare oggi negli intellettuali, ecco, che non hanno più bisogno di lottare per emergere come nei tempi di Marx e poi chi è venuto dopo, Rosa Luxemburg, ecco, Anna Kuliscioff, cioè non vorrei sempre parlare di Neon Marx, Alexandre Kollontai, ecco, non voglio sempre nominare solo uomini. Lasciamo al mondo chiaramente, quelli Marx fu cacciato via perché uscisse un articolo dove denunciava che uccidevano i cittadini che andavano a rubare il legno che era caduto a terra per accendere il fuoco. Cioè, fu cacciato via, fu chiuso un giornale per questo, però chiuso la parete. Oggi intellettuali come Gramsci, organici, non ce ne sono, non ne vedono, non entra più. Ci sono una serie di donne e uomini intellettuali di un certo spessore, l'ultima è Clara Mattei, insegnante all'Università di Economia of Research of School di New York. Lo stesso Gallino che ci dà prima. Gallino che è italiano, però Thomas Piketty ci sono. Cioè devono avere anche comunque un ruolo internazionale di responsa, Noam Chomsky, ce ne sono tanti, che possono avere un ruolo, diciamo, di guida, di spiegazione, cioè aprono la verità. Però ce ne sono altrettanti, Elsa Fornero, mi viene lei per prima in mente, ma Mario Monti, anche lo stesso ultimo Draghi che sono stati assimilati, fagocitati dalle fondazioni statunitensi che sono partite, le fondazioni proprio che nacquero per opporsi ai movimenti degli anni 60 e 70 dei lavoratori, degli studenti che credevano più democrazia. Hanno iniziato a fare il sonvenzionale Olin, Cox, alcuni di questi dicono, parlo di famiglie potentissime che stanno negli Stati Uniti, e poi con l'arrivo di Kennedy e Margaret Thatcher e con la caduta del muro di Berlino. Attenzione, non sto difendendo la mancanza di libertà, però purtroppo a quel punto ha preso il sopravvento il lasciar fare l'economia e hanno disastrato tutto, hanno distrutto tutto, non si è migliorato. Anche noi qui abbiamo perso tantissimo. Non ne vedo, c'è questa egemonia a senso unico. Come Warren Buffett, noto speculatore ultramiliardario, ha detto: c'è stata una guerra, non lotta, una guerra di classe, l'ha vinta la mia classe, la classe dei ricchi. L'hanno combattuta a senso unico, cioè proprio nell'egemonia. Oggi, se parlate con un operaio, con un insegnante, dice: no, ma il ca, nonostante si dimostri il contrario, no, il ca, ma non può essere stato, non ha gestito niente, hanno gestito i privati, hanno le terre. Lo stato minimo. Noi vediamo che invece sono aumentati, diciamo, gli sprechi. Sicuramente, diciamo, dal punto di vista di Mani Pulite sono peggiorati. Vediamo quello che succede, è successo al Ponte Morando, quello che è successo in Emilia Romagna, quello che sta succedendo oggi in Toscana, insomma, soldi che non arrivano. No, loro lasciano, cioè il capitale deve solo generare un altro capitale, punto e basta, non deve essere equamente diviso, e questo ci sta portando ad avere un odio diciamo verso l'Occidente. Tante cose che succedono, anche l'ultimo in Niger è successo perché c'è un odio ormai verso l'Occidente, e si preferisce andare verso la Cina, verso la Russia, che per quanto non sono un nostro modello di democrazia, a loro gli tolgono i debiti, gli azzerano i debiti, gli danno, gli costruiscono già prima le, cioè fanno degli accordi migliori, lasciano più soldi sul petrolio, sul gas. Per loro conta quello. Allora, i paesi BRICS adesso sicuramente, poi andiamo a vedere la Corea del Nord, a me mi spaventano un po', ma non solo la Corea del Nord, anche a determinate parti del Medio Oriente ci mancherebbe. E sulla guerra è possibile, ecco, io ho fatto una questione per la lettera di Gramsci sulla storia. Il 24 febbraio del 2022 un pazzo chiamato Putin ha scatenato la guerra, cioè noi che da 7 anni
l'esercito ucraino, Zelensky ha messo fuori legge, partito opposizione, già bombardavano il Donbass, segnavano i palazzi con le, ed era tutto. La piazza quindi, Maidan, brevissimo, l'uccisione. Infatti io qua nomino anche, scusate se non salto troppe cose, quindi storicamente Hamas ha fatto una cosa mostruosa, ma anno per anno, giorno per giorno, l'esercito israeliano non spara e uccide direttamente i bambini, donne con bombardamenti, ma li spara anche. Noam Chomsky ha avuto uno scontro 30 anni fa con Elie Wiesel, due ebrei scampati all'Olocausto, quindi nessuno ci può accusare di essere antisemite, cose che odio, l'antisemitismo è una cosa bruttissima, e in penisola purtroppo l'avete subito durante la Seconda Guerra Mondiale, più che altrove. Elie Wiesel difendeva il fatto che si fosse nascosto, emerso che i soldati uccidevano i bambini anche che uscivano dalla scuola, cioè per creare terrore, emerso proprio da un militare israeliano questa cosa, questa verità. Elie Wiesel diceva no, bisognava nascondere perché per salvaguardare anche quello che è stato l'Olocausto. E Noam Chomsky disse non è in pericolo l'Olocausto, quello che è stato una cosa scientificamente costruita contro un popolo diffamato per centinaia e centinaia di secoli, e bisogna far sempre emergere la verità, e gli stati devono rispettare i diritti umani, tant'è vero che Israele non aderisce alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, e chissà perché non ci aderisce, come gli Stati Uniti, come la Russia, come militarizzato. E poi la cosa bella è quando gli Stati Uniti vogliono far denunciare, condannare la Russia perché commette crimini contro l'umanità, e lei stessa non aderisce a quel, cioè, ecco l'attenzione alla conoscenza Gramsci qua. Dovete conoscere, dovete studiare, dovete, perché è verità. Cioè io, poi è chiaro, non vorrei mai vivere in quelle condizioni, con quel tipo di, cioè, con la teocrazia, assolutamente. Però attenzione, se non abbiamo una superiorità morale. La NATO, e qui poi ti passo la prossima, la NATO ha fatto, da quando è nata ad oggi, lo dice Noam Chomsky, Thomas Piketty e tanti altri l'hanno fatto, e anche alcuni ex direttori della CIA, ha fatto 1,5 miliardi di morti con la guerra di aggressione. E noi siamo, vi ricorderei che noi siamo cittadini NATO fino a prova contraria, e non ce lo dimentichiamo mai quando parliamo, siamo cittadini della NATO, contiamo lo 0%, non conto neanche il cittadino statunitense, salvo se viene qua uccido un carabiniere, non lo condanno, lo può fare, quindi lasciamo, chiudiamo questa parentesi. No, sicuramente gli spunti sono tanti, quindi è difficile, diciamo, anche tenere insieme le file, c'è un discorso che ci porta in numerosissime direzioni, però prima, il quadro ci sembra abbastanza ben delineato, l'ideologia neoliberista dilaga, come ci illustravi, la ricchezza, l'1% della ricchezza mondiale, il 98% della ricchezza mondiale è concentrato nell'1% della popolazione, 2000 persone concentrano praticamente i tre quarti di capitale mondiale, 2244. Un capitale che poi tu ci illustra, praticamente smaterializzato, soldi che non si vedono sostanzialmente, cioè capitale che produce altro capitale. Mi pare sia proprio un discorso di Gramsci, è sicuramente un'epoca questa di grandi trasformazioni, un vecchio mondo, correggimi se sbaglio, un vecchio mondo si sta disgregando, il nuovo però fatica a delinearsi, e Gramsci diceva è in questo frangente che si generano mostri, si possono generare mostri, come è successo lì tra il biennio rosso, che poi ci ha messo poco a cambiare colore, diventare il biennio nero. Questo mostro oggi è ancora il neoliberismo, è ancora lui. Allora, quindi ti rilancio ancora una volta per citare Gramsci, quindi noi siamo in un certo senso quello che lui chiama il pessimismo dell'intelligenza, sembra vincere anche noi. Però quanto possiamo fare, soprattutto, diciamo, rileggendolo, istruendo anche, diciamo, chi magari non lo conosce, in un pensiero veramente così monumentale, perché è un pensiero monumentale, cosa possiamo ancora fare? Non, in generale, senza guardare a colori politici, con l'ottimismo della volontà a cui lui però ci continua a spingere a guardare. Allora, secondo me oggi dobbiamo tentare di spingere, riuscendo un po' alla volta a condividere anche nella diversità, spingere
le forze politiche, le forze che dovrebbero organizzare la politica e il lavoro, che dovrebbero, o pretenderlo, per meglio dire, a essere partecipi nelle decisioni. È un lavoro lungo, attenzione, perché se tu parti, che oggi, ecco, mi dice, non abbiamo intellettuali che ci aiutano in questo senso, come organici, che diventano organici, però abbiamo anche una media di istruzione molto superiore, anche tra gli operai. Sì. E, cioè, io penso che quella è la strada, non so, in questo momento dobbiamo resistere. E portare avanti la necessità, tenere la posizione, no, la posizione senza fare passi indietro, però, perché i passi indietro sono finiti, c'è solo il burrone con tanto di spine pungenti alla fine, quindi senza pietà, e dobbiamo tenere assolutamente duro in questo senso. Mi pare che tu lo dica, costruire, non so se è una, sono parole tue, o costruire con quello che si ha, mi pare con che quello che sia, sì, proprio su quello che sia, proprio partendo dalle sedi sindacali. Cioè, io guardo i lavoratori, quindi guardo a noi proprio il senso democratico, a noi come lavoratrici e lavoratori. Le chiudo nelle classi che vi ho detto prima, escludo la grande impresa, la finanza e una determinata parte, perché poi con quella si va a ragionare dopo, se si scontra, e costruire lì, partendo proprio da dove si lavora, secondo me si può, perché lì è il luogo dove si decide, è lì che poi nascono le rivendicazioni personali per una categoria, le rivendicazioni politiche come quando facevano i scioperi in Inghilterra, in Italia, in Francia, per dire vicino alle loro nazioni, non vi unite, non create la Guardia Bianca contro la Russia, perché quello avvenne. Si creò la Guardia Bianca del Belgio, Austria, Italia, sì, Inghilterra, Stati Uniti, Francia, per contrastare la rivoluzione russa. Fate scegliere loro il loro destino. Quella era una rivendicazione politica, che si e quindi vedi, noi potremmo dire qualcosa anche a livello di pacifismo, che non sta succedendo nulla. Fermate la guerra. Non date le armi, non avviene nulla di tutto questo. E quindi avere due possibilità, migliorare noi stessi con le rivendicazioni, ma ci vuole l'organizzazione, spingere a una richiesta democratica. Solo una cosa sulle donne, devo dire. Poi un capitolo del tuo volume, sì, è una rilettura a tutto campo. Sì. Della... Io alla fine metto 3-4 richiami a persone che... Sì, no, perdonami, non ci accorgiamo. A donne e uomini, sì, a donne e uomini che hanno vissuto con Gramsci, compagni e compagni, Pertini, Teresa Noce, due operai, uno anarchico e uno comunista, Carrino e Garretto. Pertini ne fa, perdonami, ne fa un... Quando l'ho conosciuto... lì a Turi, poi cioè, ho avuto l'impressione di la testa di Danton sul corpo di un pigmeo, occhi color dell'acciaio, che quando ti fissano sembrano non mollarti, fissano i interlocutori. Sono anche presenti in rete. Allora, volevo dire questa qua sulle donne, anche se poi c'è un passaggio bellissimo quando Gramsci procura agli operai di Torino un concerto di Toscanini, cioè lui, gli operai gli vanno a chiedere il concerto di Toscanini. E lui, dopo tanto, glielo procura solo per loro al Reggio di Torino. Gli operai, lui glielo procura questo concerto. Toscanini, alla fine del concerto, dice: guarda, io ho avuto tante soddisfazioni in altre sedi, ma voi veramente avete sentito con soddisfazione, veramente ho sentito che voi avete compreso la mia musica. Una soddisfazione come questa, non l'avevo mai. Io lo cito, qua lo riporta lo stesso Pertini, questo evento che lui spiega a Pertini, come la questione, ecco qua. Che dicevo prima, degli intellettuali che non si devono chiudere nella torre d'avorio, ma stare sempre vicino all'operaio, ma in questo caso l'operaio ha tante forme diverse. Allora non è che tu come Gramsci faceva quello, andava lì, parlava, si confrontava, loro andavano da lui, però insomma qualcuno lo iniziasse a fare, e ci sono anche fra i tanti sindacalisti, già se lo facessero i sindacalisti sarebbe tanto. Sarebbe tornato tantissimo. Al discorso sulle donne, perché donne, sì. Ti ho interrotto, sì. Allora Teresa Noce ci lascia la condizione delle donne in tutte, diciamocelo apertamente, in tutte le culture, che siano quelle nostre occidentali che si ritengono più avanzate, mettiamoci questa, si ritengono più avanzate, o quelle lì più diciamo arcaiche o comunque teocratiche, è la prima condizione da migliorare, non c'è nulla, non c'è dubbio su questo. Antonio Gramsci faceva una cosa, no? Lui notava quando andava a casa dei compagni, no? In giro per l'Italia, lui era segretario del Partito Comunista. Cosa succede? Dopo essere stato a pranzo, aver organizzato delle cose, rimaneva a pranzo dai compagni, si fermava in cucina vicino, 100 anni fa, e non è oggi, si fermava, fosse di succedere, ma non succede neanche oggi, si fermava nella cucina
vicino alla moglie, che era anche una compagna, e gli dava una mano a pulire, a rassettare, a sciupare i piatti, e parlava con lei del partito, delle condizioni della fabbrica, e i colleghi, i compagni uomini, se ne risentivano, dicevano: noi siamo qui a discutere di politica. E lo faceva anche in altre, Teresa lo disse, lei seppe, lo faceva anche in altre case, dappertutto dove andava. Lui affermava questo, diceva: come nel lavoro c'è la divisione intellettuale, quella è una cosa che andrebbe anche superata, tra la dirigente, il capitalista e l'operaio. Quindi l'operaio deve solo fare quello che fa, non deve ragionare, non deve pensare, se sbaglia rifà, anche se io dicevo un ordine sbagliato, è così, ve lo assicuro che è ancora così oggi. Così avviene nelle case, anche dei compagni. Cioè, alla donna il lavoro duro, sporco, e all'uomo il lavoro intellettuale, dove si decide. E te questo non va bene, certo, questo è assolutamente una cosa da superare. E lui utilizza, certamente è un uomo di 100 anni fa, come oggi le critiche si fanno a Marx, perché 200 anni fa si riteneva maschilista, boom, era un uomo, 200 anni fa, cioè oggi, pure io fra i 50 anni, se le giovani donne mi diranno: ma tu sei maschilista, io mi illudo di essere all'avanguardia, ma non lo sono forse. E quindi è una cosa che oggi, io qua richiamo anche Anna Kuliscioff, fondatrice del Partito Socialista con Turati. Lei diceva: c'è il problema, anche avuto una legge, fare le leggi è importante, ma è il costume che va cambiato. Perciò la questione è che ognuno si deve studiare il costume, i femminicidi, anche come sono, quando i costumi non si superano, fare la legge è importante. Oggi perché non riusciamo a superare la questione dei femminicidi? L'ultimo bruttissimo, che tanti di noi forse conoscevano, di Anna Scala, che io come cliente purtroppo la conoscevo bene, anche il soggetto sicuramente non me lo sarei aspettato, ma è il costume. Cioè, non è che la parla a menù criminale, sicuramente è una persona tutt'altro che da ritenersi per bene o equilibrata, però sicuramente non un malato mentale che ha fatto qui, è arrivato a fare quello. C'è ancora un costume, nonostante la donna si fosse allontanata, fosse andata la mamma, l'avesse detto, perché non è stata una donna, è una donna solare. Così avviene per tutte. E lì c'è un lavoro che non può esimere la responsabilità di tutti. E basta delegare, perché delegare poi... Non delegare, lotta, no? No, in realtà no, più che fermate, volevi forse chiudere come avevi iniziato. Sì. Ci avevi promesso. Poi magari, diciamo, visto il nutrito auditorio, magari ci sarà qualche... proposta, qualche curiosità, qualche domanda, insomma, non vorrei rubare poi spazio, però ci avevi, ripetiamo, diciamo, non ripeto, è un per chi voglia avvicinarsi, approfondire, rilanciare l'attenzione su un personaggio così, ripeto, sfaccettato e titanico, è un libro che può risultare un ottimo vademecum. Vabbè, qui leggo. Con lo sguardo di Davide Bozzo, con lo sguardo di Gramsci, allora, edizioni sensibili alle foglie. Allora, qui leggo tutto il capitolo, perché è una paginetta e qualche rigo. I 5 minuti del babbo. Gramsci, il 7 dicembre 1933, sarà trasferito presso la clinica Cusumano di Formia. Dal 24 agosto 1935 trascorrerà la sua degenza presso la più attrezzata clinica Quisisana di Roma. In questi anni sarà accudito da Tania, riceverà visite da suo fratello Carlo e dall'amico Sraffa. Nelle lettere, che in questo periodo invierà con sempre meno frequenza, ammetterà di aver difficoltà a scrivere per via della salute ormai compromessa. Carissimo Delio, mi sento un po' stanco e non posso scriverti molto. Tu scrivi sempre di tutto ciò che ti interessa nella scuola. Il 21 aprile 1937 tornerà libero. E poi morire dopo pochi mesi. A Delio Gramsci. Caro Delio, aspetto tu mi risponda alla questione su Puškin, senza fretta. Tu devi ferrarti bene e fare del tuo meglio. Come va la scuola per te, Julik? Adesso che avete le annotazioni ogni mese, sarà più facile il controllo sull'andamento dei corsi. Ti ringrazio di aver abbracciato forte la mamma. Da parte mia, penso che devi farlo ogni giorno, ogni mattino. Io penso sempre a voi.
Così immaginerò ogni mattino, ecco che i miei figli e Giulia pensano a me in questo momento. Tu sei il fratello maggiore, ma devi dirlo anche a Yurik. Così ogni giorno avrete i 5 minuti del babbo. Cosa ne pensi? Ti bacio, Nana. Antonio Gramsci morirà alle ore 4 di mattina del 27 aprile 1937. Le sue ceneri saranno dapprima sepolte nel cimitero del Verano. L'anno seguente, per volontà di Tatiana Schucht, saranno inumate presso il cimitero cattolico del quartiere Testaccio di Roma, ove riposano ancora oggi. Beh, sembra il caso di, visto che se ne è parlato tanto durante l'anno, anche l'anno scorso, no, con l'Istituto Tasso, abbiamo ripercorso anche le opere del, forse dell'alto intellettuale, cioè più importante della seconda metà del Novecento, Pasolini. Ah, sì. Penso che l'anello ideale è proprio quella foto in cui c'è, cioè, tutto il discorso intellettuale parte da quelle scene, la Gramsci, famosa foto di Pasolini sulla sul cippo funerario di Gramsci. Cinera Gramsci, c'è scritto solo Cinera Gramsci, non c'è neanche la data di nascita, né la data. Un posto bellissimo, sereno proprio, non è altro che... Quindi, come dire, insomma, penso che si siano toccati, si sia dato solo qualche assaggio, qualche frammento, ma stiamo parlando veramente, diciamo, di un pensatore che va letto nella sua integrità, che ha lasciato, ripeto, sia pure nella disorganicità di certe trattazioni, perché immaginate, cioè l'ha scritto praticamente quasi tutta l'intera sua opera in quell'ora che gli veniva dato per scrivere durante la giornata carceraria, quindi con tutte le limitazioni del caso, pensando a ottimizzare il tempo, perché poi non è che stavano lì a concedere i tempi supplementari, no. Cioè, con tutte le problematiche collegate alla... Ma le lettere che sono un classico della letteratura, lui le scrive in un quarto d'ora, dove si attende a non rompere il foglio col pennino. Se no finiva lì. Quindi che grandezza, che grande scrittore che era, al di là di tutto. Quindi ecco, magari appunto diciamo la lezione, questa lezione di concentrazione, questa lezione di assoluta economia, diciamo, sulla propria essenza. Sembra veramente agli antipodi in questa società. Anche il discorso, c'è un'altra riflessione illuminante che ho colto in questo volume. Parli delle discussioni sui social network, come i moderni cahiers de doléances. Cahiers de doléances. Cioè, come questi quaderni delle lamentele. Cioè, non è quello che è successo. Infatti, magari posso anche offrire il destro per qualche domanda che venga dal pubblico. Tu come la leggi, diciamo, proprio anche con lo sguardo di Gramsci, questi social network sono un enorme sfogatoio, ma penso, mi auguro non siano e non debbano essere solo quello, altrimenti, come dire, si rischia di vedere solo il lato meno proficuo, meno, diciamo, intellettualmente. No, ormai sono... Tu anche, ecco, no, leggendolo con lo sguardo di Gramsci. Con lo sguardo di Gramsci, no, voglio leggere proprio con lo sguardo dell'attualità. Sono allora, come Shoshana Zuboff, grande sociologa statunitense, del capitalismo del controllo. Ormai tutto è studiato per studiare come farci spendere, come noi siamo diventati automaticamente, pensiamo in un certo modo, oppure come pensiamo siamo indotti sia profilarci per la consumatori. Come consumatori. Quindi io penso che in questo momento non ne può uscire nulla di buono, cioè non ne sta uscendo nulla di buono, perché è tutto gestito in un senso. Allora, questa è una cosa gravissima. Allo stesso modo, come possiamo dire, i vaccini, ecco. C'è stato fra i Novax, vabbè, non è quello il problema. Non emerge la verità che le ricerche per la salute devono essere in mano agli stati, non sono questi sovvenzionali privati, le multinazionali. No, perché loro avrebbero avuto tutto l'interesse a studiare sempre sull'influenza aviaria, che è lo stesso ceppo del se avrebbero già trovato all'epoca, più di 10 anni fa, il vaccino, sì, che oggi, perché loro avrebbero, invece lì si lavora solo sugli interessi, e questo è un punto su quale io batto, dove dire più, sì, dobbiamo chiedere più Stato, tanto quello ha fallito su tutto, la privatizzazione, il liberismo ha fallito su tutto, sta fallendo, non sta restituendo nulla. Ci sta inducendo ora il SFR di cui parlavi prima, il libero gioco delle forze economiche, non ha prodotto miglioramento, no. Ma è un peggioramento netto. Vabbè, spero ci sia qualche riflessione, insomma.
sono un'altra io, diciamo, no, no, però non voglio neanche, no, diciamo, però qualche anche curiosità, anche fosse, diciamo, parlare delle, di cosa, intanto sicuramente uno spropositato amore per il personaggio ti ha spinto. Vabbè, sì. L'ho letto durante la pandemia, l'ho approfondito, l'ho letto, e quindi no, cioè, nel pensiero c'era. Guarda, il pensiero penso che si corrisponda praticamente all'anima, al cuore, cioè come lo utilizza lui. Veramente lui ti aiuta, perché è un pensiero positivo, un pensiero che vuole accordare. Ecco, a proposito di consiglio per. Sì. Poi per questo, diciamo, un'osservazione, diciamo, da operatore della formazione. Davide, appunto, non proviene dal mondo accademico, però posso dire che la sua scrittura è fluida, è gradevole, e anche in questo, diciamo, si vede quel discorso che tu facevi, si vede che, diciamo, su di te l'istruzione ha prodotto i suoi risultati, ti ha formato, diciamo, come persona, come quindi non è, questo per dire che non c'è la lettura, la voglia di conoscere, di istruirmi, quindi di leggere, da autodidatta. Chiaramente ho acquisito anche nel tempo, sicuramente 10 anni fa non sarei stato capace di mettere insieme una cosa così. Però posso dire, non c'è, come un non saggio, c'è, però posso dire, non c'è veramente nulla da invidiare a, diciamo, cioè può essere, cioè, lo possiamo annoverare tra quei 2000 volumi, diciamo, di esegesi gramsciana, che ripeto, cioè, può sembrare un paradosso, ma veramente un autore probabilmente studiato più all'estero, forse sì. Anche per prima citavi Sraffa, questo grande, diciamo, economista che era amico di Keynes, che lavorava da Cambridge, forse anche per il tramite con il mondo anglosassone, sì, comunque americano, di Sraffa, che era il suo mediatore, sì, mediatore negli anni della clandestinità, eccetera, quindi forse breve, anche per questo, però penso che magari anche per concludere, poi veramente lascio, sì, lo spazio se ci sarà qualche riflessione. Il discorso sulla verità mi sembra fondamentale, prima lo dicevamo, appunto, sì, riguardo al ricordo di Pertini, c'è, cioè, un uomo che cercava la verità. Mi sembra, per citare altri intellettuali, che attualmente, diciamo, viviamo nell'epoca della cosiddetta post-verità, in cui mi pare che la frase sia di un altro grande pensatore, Guy Debord: la verità attualmente, diciamo, più ha a che fare con l'immaginazione che con la realtà, dice questo pensatore. Nella società dello spettacolo, che, diciamo, il suo volume più noto, dice: nel mondo realmente rovesciato, il vero è diventato un momento del falso. Sono delle affermazioni, diciamo, che, come dire, a proposito di chi deve farsi largo tra le nebbie dei pregiudizi e guardare senza orpelli ideologici, che è diventato veramente difficile. Allora, Gramsci su questo ci induce in tutti gli articoli che scrive, anche quando, soprattutto nei rapporti, nelle lettere, nei rapporti, quando lui ci indica una cosa, lui abbatte una cosa che annulla la verità, l'inciucio. Il pettegolezzo, ecco, a proposito di il pettegolezzo. Allora, noi dovremmo eliminare, al di là, veramente lo dico, se già quello è un lavoro intellettuale importante, cioè veramente stiamo facendo, per come il mondo oggi, miglioriamo del 50%, noi stessi del 50% automaticamente riusciamo a eliminare, per chi non per tutti, ci sarà sicuramente chi veramente sarà al minimo, nelle riflessioni, inserire il vero, ecco, e così si riesce già poi dopo a comprendere la riflessione corretta o scorretta. Però se c'è la base, quella lo lasciamo qua, perché posso chiedere? Ecco, erano solo timidi, si scherzi. Nel caso, se Gramsci vivesse oggi, che posizione avrebbe rispetto a ciò che sta accadendo tra i due stati, Palestina e Israele? Allora, questo è come, perché una domanda del genere è stata fatta al nipote di Antonio Gramsci. Ecco, me lo sta. Sulla omonimo, giusto? Sì, omonimo, il mio figlio di Giulio. Però era fatto sulla guerra in Ucraina. Sicuramente il più debole, quello che non ha diritti, quello che veramente gli sono negati i diritti, proprio ad avere l'acqua tutti i giorni, solo 4 ore al giorno, tenderebbe sicuramente verso lo Stato palestinese. Però non annullerebbe il diritto, cioè non utilizzerebbe quei metodi antisemiti che vengono utilizzati contro lo Stato di Israele. Il problema dello Stato di Israele è che è un interesse statuale che vuole governare quel territorio solo per interessi,
e quindi si scaglierebbe contro quegli interessi a difesa dei palestinesi, non utilizzerebbe, c'è mezzi come l'antisemitismo, gli ebrei, i sporchi, arrivando oppure al cuore del puntualmente problema. Si richiama i Rothschild in campo e quant'altro, non li utilizza. Quindi sicuramente, per esempio, consiglierebbe a Netanyahu di non intervenire come sta intervenendo. Assolutamente sì, assolutamente, ma Netanyahu sta veramente, ha sovvenzionato lui stesso Hamas in ottica antirabbia, quindi ecco. Suppongo di sì, suppongo perché di erano sì. Arrivati a un passo dal due stati e due nazioni. Vabbè, cioè era 30 anni fa, diciamolo. Cioè, insomma, qualche vorrei fare una domanda. Sì. Allora, non la sento. Ah. Prego, no, una bella voce squillante. Non si sente. No, per la diretta, signora, per la differita. Mi pare di osservare che gli operai al sud non sono tanto coalizzati e iscritti ai sindacati per essere protetti, per ribellarsi, sanno piangersi addosso. Ora, perché avviene questo? Perché non hanno fiducia più nelle figure di sindacalisti, in quanto magari li vedono dal punto di vista morale? Non lo so, è una domanda che mi incuriosisce, perché prendiamo la vita in penisola, che si svolge molto sul turismo. Le persone sono sfruttate moltissimo, si ribellano a voce, si parlano, ma non reagiscono. Quindi che cos'è che li limitano, li condizionano? Non hanno fiducia? Sono mal rappresentati? Non sono difesi. Ma c'è qualcosa, no, chiaramente. Sono qui per rispondere senza... Partiamo da qua. No, è la domanda. Io qui, però non ve lo riporto, io qua faccio una forte critica al sindacato della CGIL. Quindi con me sfonda... Io parlo così. Io non sto rispondendo. Io devo dire, mi sto presentando. Quindi di farmi sempre da sola senza andare da un... Attenzione, io le rispondo perché subito. I tempi sarebbero stati lunghi, quindi anche no, le rispondo, per la pensione sono andata sempre da sola. Le rispondo subito. Le rispondo subito perché devo presentare, cioè, altrimenti parlo a nome di cosa. Io sono stato anche per la mia categoria, che è la stessa di chi lavora nel turismo, nell'Assemblea Generale Regionale Campania, quindi come direttivo, come lavoratore, chiaramente, non come sindacalista distaccato. Allora c'è un primo problema, che i sindacati si limitano solo ed esclusivamente a rappresentare e a essere mezzo, ecco qua, per fornire delle prestazioni, come per la pensione in quanto ci riescono, per altre cose, e non più offrono quella possibilità di decidere alla base, come avveniva fino agli anni Ottanta. A un certo punto, con diciamo, per una serie di esigenze legate alla caduta anche allo sciopero del Partito Comunista, hanno deciso che potevano governare e non servivano più chi desse fastidio al conducente. E quindi si è andata la famosa concertazione, che poi è stato altro, è diventato consociativismo. E quindi qui c'è la responsabilità sindacale, che poi ci sono i sindacalisti che subiscono, ci sono ancora tanti rappresentanti sindacali, quindi dobbiamo parlare anche con rispetto, ce ne sono tanti, e sono molte cause perché subiscono, e quindi no, ce ne sono tante, vanno rispettate. Però il dirigente sindacale si è distaccato completamente. Prima dicevo, se volessimo un po' degli intellettuali organici, fra i sindacalisti ci potrebbero essere, ma non se ne occupano. Poi c'è un altro lato, l'individualismo, io qua ne parlo, c'è un ultra individualismo, e qui l'egemonia, sì, capitale di te stesso, penso che anche nelle scuole l'hanno detto ormai tante volte, tu devi gestire da sé, devi essere capitale di te stesso, il tuo capitale, il tuo essere, quindi non devi pretendere diritti, il lavoro, tanto tu devi essere tu capace. Benissimo, quindi dobbiamo avere tutti, qua lo dico anche in modo ironico, tutti capace a fare una startup, tutti, cioè, poi a un certo punto, qui lo dico scherzando, le consegne per le pizze le fanno i figli di Briatore, di Koch, degli Agnelli, di Olin, cioè, per dire, no, allora se uno fa un lavoro deve essere garantito. Quindi c'è una prima fase dove si è disgregato e si è stato attaccato con l'organizzazione sana, tra cui c'erano i consigli di fabbrica, i consigli di istituto,
quello che erano i sindacati fatti come dovevano essere, il primo attore. E poi dopo c'è l'attualità, l'individualismo. E poi tanti lavoratori non si fidano, perché ormai se un sindacato diventa solo, serve solo per avere la cassa integrazione, per fare una conciliazione, raramente per lottare, solo i sindacati di base ormai fanno un po' di lotta conflittuale, cioè con quello che ha fatto Giorgia Meloni. Cioè avevi voglia in 2 o 3 mesi di organizzare uno sciopero a sinistra, non è che, cioè come sinistra, invece non hai creato consenso, non lo crei, eppure c'è la possibilità. Quindi c'è anche un ultra individualismo, che è una cosa grave, però tutto parte dalla mancanza della struttura principale, che è l'organizzazione dei lavoratori e il sindacato. Dobbiamo ammettere tutte e 2 le cose, perché sennò non è sempre colpa di qualcuno, come dicevo prima, dobbiamo pretendere. Ora oggi abbiamo visto che purtroppo siamo sempre sulla barca. Abbiamo imparato a fare carriera. Sì, ormai sono istituzioni che servono a fare carriera, sì. E non hanno, prima non hanno più bisogno di lottare, quindi abbiamo qui facciamo carriera ovunque. Sì, nel sindacato facciamo carriera. Dei lavoratori per fare carriera, è questo che volevo dire. Con le deleghe, vabbè, questo non voglio spiegare, però diciamo gli sfruttatori senza avere le deleghe, perché altrimenti gli brucierebbe vedere 600.000 extracomunitari pagati 4 euro all'ora sotto le tettoie, gli brucierebbe, organizzerebbero una rivolta, non dico armata, ma una rivolta vera, la organizzerebbero se gli bruciasse. Assolutamente. Grazie. Thank you.